Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!» La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Pace e bene, carissimi amici, vi saluto tutti cordialmente e con fraterno affetto. Siamo giunti alla quarta domenica del tempo ordinario e la liturgia della parola di questa domenica sottolinea l'aspetto dinamico della stessa parola di Dio, una parola che realizza nel momento in cui parla. Se nella prima lettura allora viene proposto un brano del Deuteronomio in cui Mosè parla al popolo in nome di Dio e annuncia la venuta di un profeta pari a Dio stesso, che parlerà appunto con la stessa autorità di Dio, ecco che nel brano del Vangelo si comprende chiaramente l'identità di questo grande profeta, di colui che il Padre avrebbe suscitato in mezzo al popolo perché parlasse in suo nome e con la sua stessa autorità. Nel Vangelo che ascolteremo, allora, Gesù è nella sinagoga di Cafarnao e viene sottolineato in qualche modo lo stupore dei presenti dinanzi al suo insegnamento. Egli, infatti, evidenzia l'Evangelista Marco, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Come uno che ha autorità e non come gli scribi. Viene da chiederci perché questo paragone. Qual è la differenza fra gli insegnamenti degli scribi e quello di Gesù? Perché in questo brano vengono contrapposti i due insegnamenti? La risposta scaturisce dall'episodio di guarigione, o meglio di liberazione, raccontato nella stessa pericope evangelica. Nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. La parola di Gesù è efficace, realizza quanto dice. Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Ma c'è anche un riconoscimento dell'autorità di Gesù. Io so chi tu sei, il Santo di Dio, dice lo spirito impuro. Viene cioè riconosciuta l'identità, la natura divina di Gesù. La legge con gli scribi è priva di efficacia, la parola di Gesù invece agisce e realizza. Carissimi amici, se da una parte allora in questa domenica veniamo invitati a porre ascolto alla parola di Dio perché è parola di vita, parola che salva, dall'altra ci viene ricordato che la sua parola deve diventare esperienza nella nostra vita quotidiana. Quando il Signore parla, agisce, guarisce, libera, sana, realizza anche nella nostra vita ciò che dice. Ascolto e accoglienza allora della parola di Dio producono vita e salvezza. Diversamente
morte e perdizione. Chiediamo al Signore la grazia dell'ubbidienza alla Sua parola perché produca frutti abbondanti di vita nuova per la gloria di Dio e per la nostra salvezza. Pace e bene e buona domenica a tutti.